Io so che queste due dimensioni qua, una fa k e l'altra fa n-k, e questo l'abbiamo dimostrato. Adesso andiamo a cambiare base, in particolare io cosa so? So che questo spazio qui, questo è il contenuto in W, ok? Allora, so che questo ha dimensione k. Allora qua prendo W'1 W'K una base di immagine di F. E poi la completo. Esiste il teorema del completamento delle basi? No, l'abbiamo fatto. La completo, faccio diventare W'1 W'K, poi c'è W'K più 1 fino ad arrivare a W'M. Oddio, questi può essere pure, se K coincide con M non ci stanno, però io in generale ce li scrivo per dire che questa qui ha una base di W. Data una base di un sottospazio, è sempre possibile completare la base di tutto lo spazio. Adesso andiamo a vedere chi prendo. Come base di V, invece. Allora dico, allora, questi sono una base di immagine di F, quindi se I è compreso tra 1 e K, diciamo per ogni I compreso tra 1 e K esiste V'I tale che F di V'I è uguale a W'I. Allora, questo è un elemento dell'immagine, lo spazio immagine. Se sta nell'immagine ci sta un vettore che ci va su. Allora, comincio a mettere questi vettori da parte. Questi vettori sono V'1, V'K. Sono K vettori. Poi prendiamo una base del gap. Prendiamo una base del gap di F. E questa qui la chiamiamo V'K più 1 V'N. Allora, come vedete, torna, perché questi quanti, quanti vettori sono? Da K più 1 fino a N, quanti vettori sono? Sono n-k. Noi sappiamo che il K di F c'è la dimensione n- e pigliamo la base. Chiaramente la base li chiamiamo V'K più 1, V'N. E li metto insieme a quelli di prima. Allora, dico che V'1, V'N è un
una base di V. Ok? Allora, cosa devo dimostrare? Devo dimostrare che se una combinazione lineare è vettore nullo, i coefficienti sono tutti nulli. Vi ricordate? Devo dimostrare che sono linearmente indipendenti. Se ti mostro che sono linearmente indipendenti, vuol dire che la dimensione di V è n, allora sarà una fase. Quindi, apprendiamo una combinazione lineare lambda 1 v'1 più lambda n v'n uguale a vettore nullo. Devo dimostrare che lambda 1 uguale lambda n uguale. Questo devo dimostrare. Allora, cominciamo a fare l'immagine. Cominciamo a fare f di lambda 1 v'1 più lambda 2 v'2 più lambda n v'n. A quanto è uguale? È uguale a lambda 1 f di v'1 più lambda k f di v'k più lambda k più 1 f di v'k più 1 più f di v'd più lambda n f di v'1 uguale viene lambda 1 v doppio 1 v doppio primo 1 più lambda k v doppio primo k e poi basta, perché questo stava nel care. Qua quando applico questo viene vettore nullo, quindi tutto il resto va. Allora f di v primo 1 per costruzione per costruzione era v doppio primo 1. No, perché v'1 era quello tale che f di v'1 era uguale fino a k. Poi questi erano vettori che erano la base del care. Quindi qua mi rimane soltanto questo più questo più questo più questo. E tutto quanto però deve essere uguale a f del vettore nullo. Ma f del vettore nullo chi è? È vettore nullo di v doppio. Questo era il vettore nullo di V. Ci siamo fino a qui? Adesso lo ripeto, eh? Però fatemi prima finire e poi ripeto, perché sennò. Allora, intanto, questi vettori chi erano? Erano vettori della base dello spazio immagine. Ma allora, se una loro combinazione fa il vettore nullo dello spazio immagine, questo che vuol dire? Questo innanzitutto mi dice che lambda 1 fino a lambda k fanno tutti 0. Perché se quelli erano la base erano indipendenti, se una loro combinazione lineare fa il vettore nullo, i coefficienti fanno tutti 0. Quindi andiamo, i primi k fanno 0. Andiamo a rivedere, mi rimane lambda k, quindi continuo qua. Mi rimane lambda k più 1 v'primo k più 1 più lambda n v'primo n uguale a vettore 1. Se gli altri fanno 0, mi rimane questo.
Ma questi chi erano? Erano una base del chiaro. Allora, se una loro combinazione lineare fa il vettore nullo, vuol dire che lambda k più 1 è uguale a lambda k più 2 uguale a lambda n e fa la divisa. Fine della dimostrazione. Adesso lo posso ripetere. Allora, io voglio dopo vediamo che succede alla matrice A quando avrò cambiato base. Io avevo delle basi, le basi di partenza erano V1, Vn, la base di arrivo era W1, Wn. Va bene? Bene. Allora, cosa facendo delle osservazioni ho scoperto che se il rango di quella matrice è K, scusate, se la dimensione dello spazio immagine è K, quella matrice rispetto a qualunque coppia di basi ha sempre il rango K, e da questo avevo dedotto che la dimensione del Kerr era esattamente n-k. Ok? Quindi io so che la dimensione dello spazio immagine è K e la dimensione del Kerr è n-k. Questo lo so. Allora adesso voglio cambiare basi in W e in V. Allora in W K vettori li prendo dallo spazio immagine, come base lo spazio immagine, perché è a dimensione K, e poi li completo come mi pare. Ok? Li completo come mi pare. Andiamo a vedere invece in V. Il cambiamento in V lo voglio collegato. E come lo collego? Per ogni vettore dello spazio immagine, diciamo della base dello spazio immagine, che erano K, prendo un vettore V' in V, tale che F di V'I è uguale a W'I. Per definizione di spazio immagine ci sta. E quindi, e questi sono K, e me ne metto da parte. Adesso però me lo devo completare. Qua sta il trucco. Qui non me lo completo in maniera arbitraria. Io so che il Kerr c'ha dimensione n-k, quindi prendo una sua base che è lunga n-k e li chiamo V, e questa base la chiamo V'K più 1 V'n. Sono n-k, la completo, cioè quei vettori lì li completo con un vettore della base del Kerr, di una base qualunque del Kerr. Ok? Allora, stavolta non è ovvio, siccome i vettori li ho presi in maniera non, diciamo, dal teorema del completamento, ma li ho presi in un altro modo, non è ovvio che quando li vado a mettere insieme a quelli siano ancora linearmente indipendenti. I due blocchi sono indipendenti. Beh, no, già che questi siano indipendenti, non è ovvio, devo ragionare. Questi qua tra di loro sono indipendenti perché sono una base KDF. Però che questi siano indipendenti tra di loro e che poi messi insieme a questi siano ancora realmente indipendenti non è ovvio. Allora, per verificare che dei vettori siano realmente indipendenti, cosa bisogna verificare? Si prende una combinazione lineare, si mette a 0, uguale al vettore nullo, e bisogna verificare che i coefficienti fanno tutti 0. Allora, la prima cosa, io faccio l'immagine a sinistra e a destra. A destra mi verrà l'immagine del vettore nullo di V, mi viene il vettore nullo di V, e questo è automatico, questa è la funzione lineare. Chiaro? A sinistra cosa mi viene? Mi viene l'immagine di una combinazione lineare, ma essendo l'applicazione lineare mi viene la combinazione lineare delle immagini. Ma questo mi fa il vettore nullo, o no? Questo qui è uguale a vettore nullo, perché? Perché questi stanno tutti nel Kerr. Allora questo qua fa il vettore nullo, questo qua fa il vettore nullo, questo qua fa il vettore nullo, moltiplicate per quello che vi pare, sommateli e fanno tutti quanti il vettore nullo. Quindi che mi dico? Oh, qua invece cosa facevano? L'immagine di V'1 faceva W'1, l'immagine di V'2 faceva W'2, l'immagine di V'K fa W'K, quindi rimangono questa roba qui. Però questi in W erano una base,
e se una loro combinazione lineare fa il vettore nullo, vuol dire che i coefficienti LO, questi qua, sono tutti 0. Base di immagine di F. Quindi i primi K fanno tutti 0. Allora torniamo indietro, i primi K fanno tutti 0, sostituiamo qua dentro, mi rimangono gli altri. Ma cosa ottengo? Qua, siccome tutti gli altri mi sono annullati, questa qui è una base del KdF per costruzione. Allora, se una combinazione lineare di una base del KdF fa il vettore nullo, vuol dire che i coefficienti sono tutti nulli. E quindi sono tutti nulli anche il secondo blocco. Sono tutti nulli fino a K, sono tutti nulli da K in poi, sono tutti nulli tutti quanti. Che era quello che dovevo dimostrare. È chiaro, mo? Allora, io ho preso per ogni vettore della base dello spazio immagine, ci ho preso una controimmagine, una qualunque, e poi ho preso in più una base dello spazio del nucleo di F. Ho messo tutto insieme e dico automaticamente viene una base di V, e l'ho verificato. Adesso andiamo a vedere che succede adesso. Quindi qua abbiamo allora, qua c'è V, qua c'è F e qua c'è V doppio, anzi fatemi scrivere meglio perché ho scritto male. Qua c'è V picco che sta in V grande, qua c'è F di V picco che sta in V doppio grande. A questo corrispondono delle coordinate alfa, però stavolta non prendiamo la base di prima, prendiamo la base di mo, la base B'. Ovviamente le coordinate non saranno quelle di prima, però le chiamiamo sempre alfa. L'importante è che abbiamo fissato la base. Chi è la base di B'? V B'. V è la base V'1 V'n, così come la base B' di W sarà la base W'1 W'm. Allora, questo qui sarà corrispondente a beta, sempre rispetto alla base B'W. Vogliamo usare le basi nuove. E poi avremo sempre che beta sarà A per alfa. Il punto è, adesso chi è A? Chi è A? Io dico che A, lo scrivo qua, rispetto alle basi nuove, com'è fatta? A è fatta in questo modo. Poi ci sono tutti 0. Allora, vi ricordate F di V'1 era W'1? V'1 corrisponde a quale coordinata? La coordinata a quali coordinate? Le coordinate 1 0, 0, 0, 0. Queste, quando faccio A per 1, 0, 0, 0, 0, mi devono fare A, 1, 1, A, M, 1. Mi fanno la prima colonna di A. Ma queste W'1 rispetto alla base W'1, W'1, che coordinate ha? Deve avere coordinate 1, 0, 0, 0. Attenzione che stavolta queste sono lunghe m, queste qua invece erano n. Quindi l'immagine del primo vettore della base canonica dello spazio di coordinate deve essere il primo vettore della base canonica dello spazio delle coordinate dello spazio da prima.
cioè che vuol dire che la prima colonna della matrice A deve essere fatta 1 e poi tutti 0. Per lo stesso motivo la seconda colonna della matrice A come deve essere fatta? 0, 1, 0, 0, 0, perché f di q'2 era uguale a q'2. Questo fino a quando vale? Fino a che? Allora, questa qua è la matrice identica k per k, vale per i primi k. Poi fuori di questa matrice identica, cioè in questo rettangolo qua, in questo rettangolo qua, ci sono tutti 0. Qua sotto, perché ovviamente le coordinate rispetto agli altri vettori erano 0, perché già le avevo espressi come combinazione lineare dei primi k, e quindi i coefficienti di w'k'w'n sono tutti 0. E gli altri perché? Queste colonne perché fanno 0? F di v'k'1 chi è? Quanto fa? Chi è? È vettore nullo, perché da k'1 in poi f di v'i, quando i è maggiore di k, erano tutti vettori del kernel. Il vettore del nucleo vanno a finire a 0, al vettore nullo. E il vettore nullo come coordinate c'ha tutti 0. Ora, una matrice di rango k più semplice di così non esiste. Quindi abbiamo di fatto, abbiamo risposto al problema come posso cambiare basi in maniera tale da rendere la matrice più semplice possibile. Allora, è la procedura che abbiamo fatto prima. Con quella procedura che abbiamo fatto prima, la matrice diventa una matrice diagonale, cioè tutti uni, k per k, e poi tutti 0. Meglio di così non potete fare. K unici devono stare sulla matrice, perché se no il rango non può essere k, e devono stare anche in maniera tale che i vettori, le colonne mi diano rango k, o le righe di rango k, ok? E poi, una volta che avete avuto rango k, meglio di 0 non ci potete avere. Quindi questo è il modo di rendere la matrice il più semplice possibile. Sta procedura sarebbe opportuno corroborarla con un congruo numero di esercizi. Io mo stamattina non è il caso di fare esercizi, dobbiamo ancora dire altre cose. Poi di esercizi ne potrò fare 1, 2, non ne posso fare 2000, neanche voi ne dovete fare 2000, però 20 sì, capito? Perché teoricamente si capisce, però quando lo fai si capisce meglio. O se teoricamente non si capisce, quando lo fai si capisce. Non è alla fine così difficile, ok? Però attenzione, noi abbiamo sottolineato quello che abbiamo detto. Cosa non abbiamo detto? Non abbiamo risposto a un altro problema, cioè a un problema che pure abbiamo enunciato. Il problema è, in generale, quando cambio base, come cambia la matrice? Vabbè, qua sappiamo solo che la matrice di partenza era fatta in un certo modo e aveva rango k, la matrice di arrivo è fatta così. Però non sappiamo cosa collega la matrice di prima alla matrice di dopo. Ok? Allora, vedremo che ci sono... Se la matrice prima era A, la matrice adesso la chiamiamo A', perché è associata... chiamarla A' perché è associata alle basi B'. Come sarà fatta A' rispetto a A? A' rispetto a A sarà fatta in questo modo. Sì. No, chiamiamo questa M e questa N. Questa perché è una matrice N per N. Per N. E questa perché è una matrice M per N. Questa, vi ricordo, è una matrice M per N. Vedete che tutto funziona, prodotti righe per colonne funziona. Cioè, questo è un
lo dobbiamo dimostrare, è un annuncio. Quando cambio base, passo da una base B, delle basi B che ho chiamato B, alle basi che ho chiamato B', qualunque esse siano, queste in generale, quindi non per forza come l'ho scelte adesso, da A passo da primo tramite moltiplicando queste per due matrici invertibili, M ed N, anzi, qua moltiplico per l'immessa di M a sinistra, e qua per l'immessa, e per, qua per, a destra invece moltiplico per N. Le matrici M e N si chiameranno matrici di passaggio dalla base B a B'. Cioè quelle sono, dipendono soltanto dalla base B e dalla base B. Ok? Ho scritto direttamente il risultato, anche se poi lo devo dimostrare. L'ho scritto per quale motivo? Perché adesso la cosa la possiamo complicare. E sarebbe pure giusto complicarlo. Pensate a un caso particolare. Allora, qua cosa mi permetteva di arrivare a questa forma estremamente semplice? Il fatto che io le matrici M e le matrici N me le posso scegliere in maniera indipendente. Ho due matrici che posso scegliere. Una di qua e una di là. Posso scegliere la base, posso cambiare la base sia di qua che di là. Dice, ma perché non lo puoi sempre fare? Sì e no. Ni. Nel senso, pensate al caso in cui lo spazio di arrivo e lo spazio di partenza sono uguali. Allora, a quel punto che succede alla matrice A? La matrice A è una matrice quadrata, non più rettangolare. Se lo spazio di arrivo e lo spazio di partenza sono uguali, la matrice è quadrata. Uguale dimensione finita, la stessa, quindi n, la matrice sarà n per n. Allora, c'avevi una base in partenza, ma se lo spazio è lo stesso, non è naturale via la stessa base pure in arrivo. Cioè, che faccio? Lo spazio in partenza ci metto una base, in arrivo ci metto un'altra base. Non è bello. È possibile, ma non è bello. E soprattutto non mi dà tante informazioni. Se la base di arrivo, la base di partenza è la stessa, io soltanto leggendo le coordinate prima di aver applicato F e dopo aver applicato F posso capire delle cose. Se, se la base di arrivo e la base di partenza non sono la stessa, non posso fare questo leggendo solo le coordinate, ma devo per forza usare le basi per ricostruire i vettori e capire i vettori. Per esempio, io voglio capire se AV per esempio è proporzionale. Allora, quando io, se lo spazio di arrivo e di partenza coincidono, allora qua c'è V, per esempio R2, no? AV starà qua, qua c'è, chiamiamolo A, abbiamo chiamato le coordinate A, qua sarà A, alfa che corrisponde a V e questo che corrisponde a F di V. Ok? Allora, io voglio sapere, allora, come vedete qua le coordinate si sono ruotate e allungate. Però magari se la base in partenza e la base in arrivo non coincidono, può darsi che invece F di V era 3V. Cioè, era allungato sì, magari, ma non era ruotato. E questa è un'informazione che quando capita, cioè la proporzionalità tra V ed F di V, è un'informazione di una notevole importanza. Allora vedete che, guardando le coordinate sembra che non sia così, perché le coordinate sono ruotate, però se la base non è la stessa, magari lo vai a rimettere in piedi e vedi che V e F di V sono proporzionali. Potrebbe succedere. Quindi non va bene scegliere una base in partenza e una base in arrivo dello stesso spazio diverse. Se lo spazio è lo stesso, si piglia la stessa base. Questo noi lo diamo come dato esogeno, cioè non è che lo scegliete voi. Quando avremo un endomorfismo, cioè
un'applicazione lineare tra due, dallo spazio in sé, da V in V, la base in partenza e la base in arrivo è la stessa. Ma allora vedremo che questa forma qui ve la sognate, in generale. Non possiamo arrivare a, sempre a quella forma così semplice. Ok? Qui avere la stessa base in partenza e arrivo cosa significherà? Significherà che qua invece di avere mn diverse saranno mn uguali, quindi qua sarà mn-1 am, saranno tutte matrici quadrate e quindi il tutto formalmente tornerà. Ok? Allora, il nostro programma immediato, futuro, qual è? Adesso, dopo che ho finito questo discorso, facciamo 5 minuti di pausa e poi facciamo gli ultimi 40 minuti, quello che è. Prima è vedere che in generale le basi cambiano così. Poi ci mettiamo nel caso degli endomorfismi, cioè quando spazio in partenza e spazio in arrivo sono uguali e base in partenza e base in arrivo è uguale. La posso cambiare, però se la cambio in partenza la cambio pure in arrivo. Non esiste che in partenza prendo una base e in arrivo piglio un'altra base. Allora, a quel punto, cosa mi succederà? Da una matrice A passerò a una matrice M-1AM. Tutte queste matrici si chiamano associate, però sono legate, sono tutte matrici corrispondenti alla stessa applicazione lineare. Allora, il problema sarà, tra tutte le matrici M-1AM, qual è la forma più semplice che posso ottenere? Non sarà quello in generale. Il problema sarà, in questo caso, più complicato. Dovremmo capire, però, guardate, qua, quando cambiate MN, cosa si conserva? Si conserva solo il rango. Tanto è vero che il rango è sempre K, e il modo, la matrice più semplice di rango K è questa qua. Matrice M per N è più semplice di rango K è questa qua. La posso ottenere. Lì invece non le potrò ottenere tutte, però siccome avrò più vincoli, cioè qua non avrò m ed n diverse, ma avrò m ed n uguali, quindi avrò m-1 a m, i cambiamenti possibili sono di meno, e quindi le cose che si conservano saranno di più. Quindi vedremo che non si conserva solo il rango, ma che si conserverà quello che si chiamerà il polinomio caratteristico della matrice. Quindi si conserveranno gli autovalori. Quindi, se posso rendere la diagonale, quindi ci sarà da fare per 3-4 lezioni. È chiaro? Qualcosa si potrà dire. Poi non diremo tutto, non riusciremo a dire tutto su quel problema, perché quel problema, almeno, diremo quasi tutto. Però non dimostreremo magari tutto, perché quel problema è un problema complicato. Però è un problema enormemente importante. Enormemente importante, perché si tratta, io ho un'applicazione da V in V, si tratta di trovare se c'è una base che me la mette molto più semplice e capire quali sono le caratteristiche essenziali e salienti di quell'applicazione lineare. Capito? Quindi, quando arriveremo agli autovalori, capire come si trovano gli autovalori è uno dei problemi più grossi che avete quando affrontate un problema di ingegneria, applicazione. La prima cosa che volete sapere, via della matrice 200 per 200, volete sapere gli autovalori e li volete trovare, e non è facile, e là verranno fuori anche i numeri complessi, fino a ora non l'abbiamo mai usato, ma questi autovalori non saranno per forza reali, sono le radici di un polinomio, anche se i coefficienti del polinomio sono tutti reali, sapete che possono essere benissimo numeri complessi. Ok? Quando saranno numeri complessi, ovviamente saranno più difficili, molto più difficili da trovare. Chiaro? Quindi questo è il nostro programma per l'immediato. Quindi adesso invece di andare avanti con la fantasia, ci fermiamo 5 minuti, poi dopodiché la prima cosa che dobbiamo fare
Facciamo queste e poi diamo le definizioni relative agli endomorfismi, cioè all'applicazione lineare dello spazio in sé.